Allora, il titolo Nutrire la democrazia. A me è venuta in mente una cosa subito, essendo un insegnante o un ex insegnante. Bisogna nutrire la scuola pubblica, perché ha dei grossissimi problemi, a cominciare dai finanziamenti, a continuare dal personale, dalla formazione, dagli studenti, che purtroppo non studiano più di tanto e soprattutto non dobbiamo ricominciare a pensare di trattare la scuola diciamo elementare o di infanzia, perché quella che veramente andrebbe messa a posto è la scuola superiore e l'università. Già un'inchiesta di qualche anno fa diceva che un paese, se dà spazio alla scuola, all'istruzione, alla cultura, migliora il PIL dal punto di vista economico, il paese si avvantaggia. Quindi quando ho visto il titolo Nutrire la democrazia, a me è venuta in mente immediatamente una cosa: nutrire la democrazia attraverso la conoscenza. La conoscenza che si ha soprattutto a scuola, non solo chiaramente, perché non pretendo che sia considerata, diciamo, il non plus ultra, che non è la sola, però secondo me è la prima che dà una conoscenza precisa, una conoscenza più che sicura, una conoscenza più che attendibile, ed è lì che si forma una vera e propria democrazia. Lo vedo attraverso i miei studenti, l'ho visto attraverso i miei studenti, di quello che sono e di quello che dovrebbero essere e che non sono, perché la società non aiuta gli studenti, ma non aiuta i docenti, perché non c'è un preside che sia una figura sicura, una figura diciamo dai contorni precisi, dalle competenze precise, perché è tutto e di più, che dà molta importanza soprattutto all'amministrazione, alla gestione dell'istituto e dà poco spazio al discorso didattico, mentre invece il discorso didattico è prioritario. Quindi a mio avviso, ecco che quando si sento parlare che la scuola oggi sta andando a togliere un anno di studio alle superiori, mi vengono i brividi. Perché non è una questione che ci dobbiamo uniformare all'Europa, è questione che dobbiamo formare delle classi dirigenti e non solo, che siano preparate, che siano attendibili, che siano al passo con i tempi, che abbiano, come diceva Morin, quelle caratteristiche che oggi ci devono servire per una società globalizzata. E allora, a maggior ragione, è necessario uno studio della Costituzione, ma non a livello mnemonico come talvolta avviene, perché l'insegnante di diritto ha soltanto un'ora alla settimana di lezione nelle classi, ma un'operazione fatta in un certo modo, a cominciare dalle scuole elementari, che ponga il problema di che cos'è realmente la Costituzione, di che cosa ci insegna, di che cosa ci dice, perché da tutte le parti non si sente altro che dire che la Costituzione non è stata realizzata e che già la si vuole cambiare. Allora cerchiamo di capire che cos'è la Costituzione, perché è quello che ci caratterizza, perché nel momento in cui noi sappiamo chi siamo attraverso la storia, attraverso la memoria storica, attraverso la Costituzione, sappiamo anche dove andiamo e soprattutto impariamo che un diritto fondamentale è che attraverso la conoscenza noi arriviamo e dovremmo arrivare ad un lavoro ottimo, a un lavoro ottimo per la vita umana, perché non dimentichiamo che qui il problema dei giovani di oggi è quello del lavoro. Allora, se la scuola superiore è una scuola che cede, è chiaro che qui noi stiamo formando non gente qualificata, ma gente non qualificata che si può pagare quattro soldi. È questo che vogliamo dall'Italia? Un paese sottosviluppato? Uno dei pig, come qualcuno prima ha nominato? Io direi proprio di no. Io vorrei un paese che sia all'avanguardia e che magari
Quando si va in Europa si va a controllare quello che è stato nominato prima, il famoso trattato tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, che però qualcuno mi ha detto che ancora è in fase di contrattazione. Io lo spero, perché se fosse già passato e se fosse passato come è stato detto, beh, ci sarebbe veramente da preoccuparsi, perché saremmo veramente un pig. Grazie.